L'otoscopio è, lo dice la stessa parola, no? È gioco della luce, è gioco che proietta nella profondità, una profondità infinita, che dovrebbe corrispondere all'esigenza interiore della nostra persona, insomma. Almeno per me è così, insomma. Un viaggio, sì. Ecco, corrisponde alla propria interiorità. Ognuno dovrebbe trovare in questa profondità se stesso. Io naturalmente mi considero un operatore. Parto dalla pittura. E allora alla base, così, c'è la scoperta dell'impressionismo. Scomposizione della luce, no? Mi rifaccio al concetto del colore sulla scomposizione della luce, no? Fu una grande rivoluzione questa qui. E poi, andando avanti, c'è la spinta dei futuristi, no? Che teorizzano la possibilità dell'impiego della luce elettrica. Per me questa dichiarazione che è stata di Boccioni, mi pare, no? La scultura florista di Boccioni, che è stata molto importante. Per cui questo passaggio dalla pittura e della luce intesa come colore attraverso la scomposizione è stato anche breve, passaggio scegliendo la luce come materia, la materia del neon. Il neon è la materia della luce. Ecco, e allora da lì sono partito a inventare delle cose, a elaborare delle opere, no? Che è difficile anche definire. Sono luce, sono colore, sono vibrazioni, sono qualcosa che proiettano, che fanno vivere, che proiettano in avanti, ma senza avere delle definizioni precise. Ecco, è importante per me come sperimentare questa cosa e sentirmi vivo nel realizzarla. È importante sperimentare perché è nel nostro animo, insomma, ecco, avere questa esigenza di approfondire le cose e di trovare un filo così, che conduce a un'innovazione. Ecco, nella nostra spontaneità, almeno nel mio caso, ecco, lo sento così, l'esigenza della sperimentazione. No? Anche perché, secondo me, cioè, ci si pone anche il problema di storicizzare anche il lavoro. Quindi si sperimenta anche per trovare, non so, quella virgola che forse nella storia potrà mancare, probabilmente, magari è tutto tempo perso, però è anche tempo speso bene se è vissuto con sincerità in questa proiezione. Insomma.